Spa e Ferrari. No Napoli! No Whipple! 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 Dire che non può chiudere lo stabilimento di Via Argine per gli interessi di una multinazionale. Abbiamo insieme ai lavoratori rifiutato la riconversione truffa, insieme a loro abbiamo imparato dalle battaglie dei lavoratori di Embraco, dalla battaglia dei lavoratori di Amiens, dalla battaglia dei lavoratori di Carinaro, perché questo pacco che si chiami PRS o comunque si chiama, noi lo rispediamo al mittente. Napoli non deve chiudere, la lotta dei lavoratori sta avendo il coraggio di cercare in tutti i modi di costringere la Whirlpool a tornare sui propri passi, a rispettare gli accordi presi. Questa lotta deve continuare finché la Whirlpool non decide di tornare sui propri passi, e le sei lavoratori ci stanno mettendo tutto loro stessi, lo devono fare anche il governo, le istituzioni, tutti quanti devono prendere parola per difendere la Napoli. Siamo qui in solidarietà con i lavoratori della Whirlpool per dire che questa qua è una battaglia di tutta quanta la città e di tutto quanto il territorio, perché qui crollano le scuole, ci negano il diritto allo studio, chiudono gli ospedali e chiudono anche le fabbriche, e noi siamo qui per dire che non ci stiamo, che vogliamo un futuro diverso, che vogliamo restare alla nostra terra a studiare e anche a lavorare. Che solo una lotta di oltre 400 lavoratrici e lavoratori e famiglie, ma è una lotta dell'intera città. Quindi noi ci siamo schierati dall'inizio perché conosciamo questa vertenza. Whirlpool non può andar via perché ha firmato un accordo col governo nell'ottobre del 2018, ed è per questo che i lavoratori sono indignati e arrabbiati e sono preoccupati giustamente del pacco che a loro si vuole rendere. Se uno Stato ha un'autorevolezza deve far rispettare gli accordi, altrimenti vuol dire che lo Stato è piegato alle multinazionali e quindi vuol dire che lo Stato non fa più niente.